Mi fa piacere segnalarvi questa piccola chicca, che è una cosa di cui non si è parlato molto a giro, dell'ultimo album dei Cheer Accident. Probabilmente non sapete chi sono, a meno che non siete dei grandissimi appassionati di prog, in particolare quello americano. I Cheer Accident sono un gruppo di Timmy Jones, un batterista di Chicago, infatti, che nel corso degli anni 80 ha formato questa band, che poi ha iniziato a svilupparsi realmente, diciamo così, a produrre i suoi dischi più consapevoli intorno al, proprio agli inizi degli anni 90, fra l'altro con l'aiuto di produttori come Steve Albini, giusto per citare qualcuno con un certo peso nell'ambiente, e dopodiché, insomma, ha avuto una carriera molto lunga. Siamo arrivati addirittura, questo è il 24esimo album, che ci crediate o meno, Here Comes the Sunset, ed è, diciamo così, una band che nell'ambito del prog ha sempre rappresentato uno dei discorsi più intriganti, soprattutto da un punto di vista delle interpolazioni e della capacità comunque di commistionare vari generi all'interno del prog. Va detto che in 24 album trovare un album capolavoro è praticamente impossibile. Si potrebbe dire che forse il loro capolavoro reale potrebbe essere un best of, ma non è mai uscito, credo mai uscirà, o se è uscito non ne so, in questo momento non mi sono arrivati, diciamo, questa notizia. Ma questo album, dopo qualche anno in cui i Cheer Accident si erano un pochino, secondo me, persi all'interno di un discorso math rock, francamente molto fine a se stesso, hanno ritrovato effettivamente una linea di pensiero interessante in un disco che non sarà un capolavoro, di certo non è rivoluzionario, ormai hanno dato quello che dovevano dare al genere, perché però all'interno di questa annata, di questo 2022, rappresenta comunque una rottura nei confronti di certe tipologie anche di approccio al prog stesso, e che comunque è anche uno dei migliori album che hanno fatto negli ultimi anni, quindi mi sembrava giusto segnalarvelo. Sette tracce per mezz'ora di musica, scivola via veramente come un buon vino. Si comincia con Star Vehicle 4 Flat, che è un pezzo che ricorda molto i This Heat di prima maniera, tutto storto, con le chitarre sgangrate qua e là. È un lavoro che effettivamente sembra voler porre magari contorno a un certo tipo di post-punk più cervellotico, ma che in realtà poi è un'apertura a un disco molto poliedrico e che giustamente si prende anche, diciamo così, le sue libertà. È un peccato che, secondo me, in questa mezz'ora, subito dopo un pezzo così brillante, intelligente e che, secondo me, è uno anche dei migliori pezzi prog usciti in tutti negli ultimi 3-4 anni, si debba subito, diciamo così, cadere un po' nei cliché del genere con Maison de Velours Ecru là, che significa tipo il velluto dello scoiattolo, una cosa del genere, la pelle dello scoiattolo, la casa della pelle di scoiattolo, una cosa del genere, che è un pezzo dove ci sono praticamente tutti i cliché del prog rock che possiate immaginare, e che francamente è l'unico punto anche basso del disco. Ed è un po' la tendenza che hanno avuto i Cheer Accident negli ultimi album, penso a Hong Kong, è uscito l'anno scorso, più o meno siamo su quelle direttive. Ma è veramente l'unico momento in cui la band si perde in fraseggi abbastanza senza senso. Subito dopo c'è Dream Police, che è una cover dei Cheap Trick, proprio la Dream Police dei Cheap Trick, quindi un pezzo hard rock glam tamarrissimo, una cosa quasi inascoltabile per me, almeno dal punto di vista dei miei gusti personali, ma i Cheap Trick ovviamente hanno rappresentato, da parte dei miei gusti, un momento piuttosto consapevole dell'hard rock glam, anche se io ci sono molto lontano esteticamente parlando. Ma la cosa bella è che questa cover è quasi pedissequa nel cercare di seguire il tamarrissimo stile dei Cheap Trick. Ci riesce, riesce addirittura a impesantirlo in maniera però leggera, quindi sì, più distorsione, più chitarra, più pulizia anche, più tecnicismo, ma rendendolo molto più entusiasmante in certi punti di vista. È un pezzo abbastanza fuori di testa. Poi c'è invece il pezzo centrale, quello che dà, diciamo, il nome all'album, Here Comes the Sunset, che è un lavoro molto metodico, un po' cervellotico, ma estremamente interessante nella sua esecuzione. Sembra di stare all'interno di un contesto quasi narrativo. Siamo circondati come dal mare, da questi mostri immondi che potrebbero da un punto all'altro catturarci. È una tensione cupa, molto narrativa, molto cinematografica. Per questo sto cercando di esprimervelo, diciamo così, in senso stretto, narrativo. Dopodiché il pezzo ha un cambio di mood repentino e sembra ritrovarci di fronte all'album d'esordio dei Matching Mall, quello proprio del 72. Quindi siamo anche nella capacità di declinare animi diversi del prog. In questo album i Cheer Accident ci riescono benissimo, in strumentali che,
Io personalmente apprezzo molto anche perché ci vuole un pochino più di rock strumentale, secondo me nel contemporaneo ce n'è sempre troppo poco. Diciamo, tra le band che ho preferito negli ultimi anni, come ascolto personale ci sono i Buffertones, ma proprio perché sono un gruppo che ha ricercato un po' nello strumentale anche in ambiti magari oggi meno utilizzati in quel senso, come il garage, come il surf, che però nascono in una dimensione spesso e volentieri strettamente strumentale. E qui i T-Rexident mostrano un po' i muscoli e lo fanno con una certa consapevolezza. Il finale, magari anche quello non brillante, almeno secondo me, Then Again è un pezzo di math rock abbastanza classico, insomma, però con una certa tecnica. Mi sento di consigliarvi questo album perché è comunque qualcosa di diverso, comunque qualcosa che bene o male prova a riprendere le radici di un discorso, lo fa con una certa intelligenza, con una certa brillantezza, a volte anche provando a mescolare con originalità certi elementi. Non è un capolavoro, ve lo dico di nuovo, e se dovessi, continuando questa sperimentazione dei voti che stiamo facendo su Budens Party, dargli un voto, gli darei un 6, perché secondo me è un album interessante, ben fatto, con due pezzi abbastanza intriganti, quello iniziale e poi quello che dà il titolo all'album. Niente di più, comunque mezz'ora di musica, quindi non proprio uno sforzo straordinario, ma comunque sì, i T-Rexident era veramente tanto tempo che non proponevano della musica così, un disco ben così composto, così strutturato. Era veramente almeno 3-4 album che erano parecchio sottotono e molto 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 ripetitivi. Invece qua secondo me hanno voluto provare a fare qualcosa di diverso, ci sono riusciti. I momenti peggiori sono ovviamente quelli in cui cercano di fare il prog rock classico, perché è tremendo e fra l'altro terrificantemente anacronistico. Nel 2022 pare fra l'altro siano tornati Porcupine Tree, ma io non voglio saperne niente. E comunque sia, ritengo comunque questo lavoro degno di essere ascoltato. Io ve lo consiglio, soprattutto per la traccia iniziale che è veramente divertentissima. E bene o male, secondo me potrebbe anche rappresentare un momento per i T-Rexident di ripensamento della propria carriera e magari tentativo di andare verso altri lidi, che per quanto mi riguarda sarei molto contento di ascoltare, perché comunque è una band che produce molto, ma forse se producesse un po' meno e aspettasse un po' di più a pubblicare i dischi ci ragionerebbe un attimo, di più e forse tirerebbe fuori anche qualcosa di più interessante. Chi lo sa? Oggi recensione, come avete visto, di gran corsa, devo andare a fare mille cose e noi ci vediamo al prossimo video, che non so in realtà che cosa sarà, perché sto ascoltando un sacco di cose, sono un po' indeciso su cosa recensire, mi è arrivata anche una richiesta, però probabilmente è possibile che faccia un altro episodio dei dischi ucraini, di rock ucraino. È molto probabile, però non ve lo so dire, magari se mi seguite anche su TikTok, sugli shorts, ve lo potrei anticipare se vi interessa. Adesso, in questo momento, è un po' un delirio il mio calendario, non so cosa accadrà. Noi ci vediamo comunque al prossimo video, grazie per avermi ascoltato fin qui.